Radio Radicale, siamo con la nuova governatrice della Regione Umbria, Donatella Desei, per parlare di questo grande successo. Allora, volevo chiederle innanzitutto che effetto le fa diventare governatrice di una regione che ha sempre avuto lo stesso colore. Volevo sapere se a lei ci crede ancora, perché capisco che in un posto dove non si cambia mai, è difficile, diciamo, calarsi in un ruolo così importante. Beh sì, però voglio dire, mi sono messa a disposizione perché era ormai evidente che l'Umbria aveva bisogno di un cambiamento, no? E tra l'altro il risultato straordinario di oggi lo dimostra in modo proprio molto molto chiaro. E quindi con questa consapevolezza e con la consapevolezza che ci sarà molto da lavorare, però mi sono messa in gioco e sono pronta per ricostruire proprio un futuro per la nostra regione. Ecco, qual è stata la pecca più grande di chi l'ha preceduta, secondo lei, nell'amministrazione della regione, nei problemi che sono rimasti aperti dall'acciaieria di Terni al terremoto? Beh, sicuramente una grande disattenzione perché purtroppo i dati dell'Umbria sono molto sconfortanti e preoccupanti perché il nostro PIL è sceso tra i livelli più bassi delle ultime regioni italiane. A fronte di questo abbiamo un tasso di disoccupazione invece molto elevato, specie tra i giovani. Quindi c'è un'economia ferma, bloccata. Il terremoto, la ricostruzione in realtà non è ripartita e questo genera sicuramente problemi seri per le popolazioni colpite. Di contro, quella poteva essere la ricostruzione, una spinta poteva ridare all'economia comunque di un territorio, no? Perché la ricostruzione significa far ripartire un'edilizia e tutto quello che è connesso e quindi ridare margini di lavoro importanti. Disattenzione, quindi non attenzione alle cose che dovevano avere una programmazione anche di lungo termine, se pensiamo a tutti i problemi delle infrastrutture di questa regione. E poi c'è il problema della sanità, dove sono intervenute altre logiche rispetto a quelle di premiare il merito. Come ha interpretato questa corsa al voto? Diciamo, non capita tutti i giorni di vedere questa affluenza al voto come abbiamo visto in Umbria. Come l'ha interpretata lei e soprattutto che conseguenze immagina avrà qui nei palazzi della politica a Roma? Beh, la grande partecipazione al voto degli umbri sta a dimostrare che gli umbri credono nei principi costituzionali, cioè che la democrazia appartiene al popolo, hanno voluto esprimere proprio il loro voto per dire no a un sistema che consolidato c'è stato per 50 anni e sia una ipotesi di alternativa credibile per questa regione. Sicuramente ognuno ne deve trarre le debite conseguenze, ma se si vuole esaminare questo dato, sia quello dell'affluenza alle urne e sia quello del risultato elettorale, qualche domanda credo che sia necessario porsela, specie sull'accordo che sicuramente gli umbri non hanno accettato nel modo più assoluto tra PD e 5 Stelle. Un'ultima questione, cosa direbbe oggi a Conte che ha definito il voto in Umbria come il voto della provincia, simile a quello della provincia di Lecce, lo ha sminuito e chi addirittura non voleva dare il voto agli anziani, sappiamo che l'Umbria è una regione dove l'età media è abbastanza alta. Ma allora, parto dall'ultima, l'età media in Umbria effettivamente vede una popolazione che si sta invecchiando, anche perché c'è un problema di denatalità legato al fatto che i nostri giovani per trovare lavoro devono andare fuori e quindi non fanno famiglia in Umbria e questa è una cosa su cui dovremmo lavorare. Gli anziani, devo dire che a volte la saggezza dei cosiddetti anziani, perché poi bisogna capire qual è l'età che si ipotizza, senza considerare il discorso che mi pare che si stiano ledendo dei principi costituzionali sacrosanti sul diritto al voto, credo che forse ci voglia un po' di saggezza, perché quello che oggi offre la politica non è che poi sia così edificante a livello di preparazione e di formazione, e quindi assolutamente contraria. Per quanto riguarda, questa così infelice uscita del Premier Conte, dico che porto grandissimo rispetto agli abitanti della provincia di Lecce,
perché tutti i cittadini della nostra splendida Italia devono essere rispettati. Però forse Conte si doveva informare un po' meglio. L'Umbria è una grande regione, ridotta così da governi che si sono succeduti nel tempo ma sempre dello stesso colore e che l'hanno portata a questo stato. Ma è una regione di grandi trascorsi storici e culturali importantissimi. È una delle regioni più ricche d'Italia per beni culturali, dove la cultura è stata sempre una bandiera fondamentale della nostra regione e quindi un patrimonio storico-artistico invidiabile, un paesaggio unico, gente laboriosa, con la schiena dritta e principi molto seri. Non meritava questa affermazione. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, in bocca al lupo per il lavoro che dovrà svolgere, ringrazio Donatella Tesei. Grazie. Grazie.